Ciao ragazzi, io sono Francesco Saviano di 3D Skill Lab. In questo video faremo un'introduzione dell'addon ZenOV ed è il primo video della playlist Gli addon di Blender. Sarà una playlist contenente video tutorial sugli addon più interessanti e conosciuti di Blender, utili per potenziare Blender e portare il nostro flusso di lavoro a un livello successivo. Iniziamo quindi con un'introduzione dell'addon ZenOV. Questo addon è stato creato da un talentuosissimo artista di nome Sergei Tiapkin e potete vedere il suo portfolio su ArtStation. È possibile scaricare l'addon su Blender Market e Gumroad, troverete i link in descrizione. Ma che cos'è ZenOV? Questo addon ci fornisce tutto un insieme di utili e intuitivi strumenti per la creazione rapida ed efficiente di UV con Blender. Tra le caratteristiche principali di questo addon troviamo l'operatore Smart Zen Unwrap, che ci consente di contrassegnare spigoli e facce selezionati come cuciture oppure spigoli netti e di fare quindi l'unwrap. Possiede un potente sistema di marcatura per contrassegnare automaticamente gli spigoli, ha un nuovo sistema per gestire al meglio lo stato dell'unwrapping delle isole finite e non finite, ha la funzione Quadrify Island per raddrizzare UV, permette la gestione di pack engine differenti. Possiamo ad esempio utilizzare UV Pack Master insieme a ZenOV. La funzione Isolate Island ci permette di lavorare comodamente con parti delle mesh separate. Ma vediamo alcune di queste fantastiche caratteristiche. Una volta installato ZenOV, e vi consiglio di leggere la documentazione su come fare, il link lo troverete nella descrizione, l'addon sarà mostrato nella toolbar di destra, richiamabile con il tasto N. Nella scheda ZenOV è presente il nostro addon. La maggior parte del tempo la trascorreremo nella scheda Unwrap, dove sono presenti le caratteristiche principali di ZenOV. Possiamo marcare le cuciture in base all'angolo, questo vuol dire che usando la funzione Mark by Angle verranno contrassegnate come cuciture tutti gli spigoli con angoli maggiori di 30 gradi. Possiamo anche utilizzare il comodo Pie menu di ZenOV, richiamabile con lo shortcut Alt-U. In questo menu sono raccolte le funzioni più importanti dell'addon ZenOV. Quindi, una volta che abbiamo marcato le cuciture con la funzione Mark by Angle, possiamo cliccare su Zen Unwrap. Questo velocizza molto la fase di unwrapping e certamente, come possiamo vedere nell'UV Editor a sinistra, ha fatto un gran lavoro, ma è importante ottimizzare delle cose manualmente e aggiustarne altre. Vediamo cosa. Come abbiamo detto, la funzione Mark by Angle segnerà le cuciture su spigoli che formano angoli maggiori di 30 gradi. Capiamo bene questo cosa significa. Questo spigolo sta formando un angolo di 180 gradi, e quindi se a 180 togliamo 30 gradi, che è il valore di default, verranno marcati gli spigoli che stanno formando angoli inferiori a 150 gradi, perché 180 meno 30 ci dà 150, se consideriamo però l'angolo che sta formando internamente. È possibile anche cambiare l'angolo nella scheda in basso a sinistra che appare quando selezioniamo Mark by Angle. Quindi, con questo bene in mente, notiamo che forme cilindriche stanno ad esempio mancando di una cucitura importante, che dobbiamo aggiungere manualmente. Altre cose che possiamo fare è togliere alcuni seams non necessari per ottimizzare l'UV. Questi aggiustamenti manuali da fare successivamente sono un buon compromesso tra un unwrapping automatico e uno completamente manuale. Vediamo ora la funzione Quadrify Island, isoliamo questo cilindro e vediamo che il guscio UV è abbastanza deformato. Possiamo attivare un'utile funzione di Blender qui nell'Header, nell'UV Editing, Display Stretch. Questo ci mostrerà se le nostre isole UV si stanno deformando oppure no. Un colore blu ci indicherà che sta andando tutto bene, e mentre per colori che tendono all'arancione e al rosso significa che si sta pesantemente deformando
il guscio UV. Quindi per raddrizzare questa isola c'è la funzione della Dawn Zen UV Quadrify Island, che possiamo trovare qui nell'UV Editor, nella toolbar di destra, premendo il tasto N. Assicuriamoci di aver qui la selezione delle facce e quindi possiamo premere Quadrify Island. Come abbiamo detto, la Dawn Zen UV permette la gestione di pack engine differenti. Ad esempio, se abbiamo installato la Dawn UV Pack Master, possiamo utilizzare il suo algoritmo selezionandolo da qui, Pack Engine, UV Pack Master. Quindi possiamo fare Pack Island, e questa funzione è necessaria per utilizzare ed ottimizzare al meglio tutto lo spazio possibile della nostra mappa UV. Un'altra utilissima funzione è quella dell'Overlapped, che ci evidenzierà sia nell'UV Editor che nella 3D Viewport gli UV sovrapposti. Quindi possiamo andarli a sistemare. Sappiamo che questo cilindro sta mancando di questa importante cucitura qui, e quindi lo selezioniamo, Mark Simple. Un'altra cosa interessante che possiamo fare con Zen UV è quella di, ad esempio, selezionare questa faccia, e vedete che qui quando abbiamo utilizzato la funzione Mark by Angle ha selezionato anche questo spigolo qui, e che sarebbe questo guscio UV, che non è necessario, e quindi possiamo selezionare l'intera faccia e premere semplicemente Zen Unwrap. Ed è importante fare questo tipo di ottimizzazioni, anche perché poi nella fase di texturing qui avremo una continuità. Possiamo fare ordine nel nostro lavoro di unwrapping selezionando le parti che abbiamo concluso e quelle da concludere. Selezioniamo ad esempio queste due isole, andiamo qui nella scheda Finished, Tag Finished. Vedete che queste due isole verranno spostate all'esterno. Possiamo anche attivare la funzione Display Finished Unfinished, dove le parti finite da finire saranno colorate nella 3D Viewport. E quindi in questo modo sarà difficile che qualche parte della nostra mesh rimanga non unwrappata correttamente. Qui abbiamo la sezione Checker Map, dove possiamo facilmente caricare un checker con la risoluzione che ci interessa. Possiamo anche caricare il nostro checker personale. Qui abbiamo la scheda Texel Density, dove è possibile ottenere e impostare la densità texel. La densità texel si riferisce alla risoluzione della texture rispetto alle dimensioni reali di un oggetto. Se consideriamo ad esempio 1024 pixel per metri su un pavimento di 1 metro per 1 metro, la texture dovrebbe avere una risoluzione di 1024 x 1024 pixel. Mantenere una densità texel coerente è importante per ottenere una qualità alta e coerenza. Allora, possiamo prima di tutto impostare la dimensione della texture e l'unità, in questo caso 1024 e l'unità saranno metri, quindi pixel su metri. Selezionare un'isola e ottenere la texel density. Adesso possiamo settare la texel density in base all'isola che abbiamo selezionato e copiare questo numero 52.23 qui in TD Checker e quindi mostrare la texel density. Quindi il significato dei colori, il verde ci indica che la texel density è uguale al TD checker che abbiamo impostato, rosso ci sta dicendo che è sopra al valore che abbiamo impostato, mentre il blu è al di sotto. E stiamo considerando un texture size di 1024 pixel su metri. Quindi quello che possiamo fare per ottenere coerenza della nostra densità texel è selezionare queste isole blu
che in questo esempio ci indicano un valore al di sotto di quello impostato, e scalarle qui nell'UV Editor per avvicinarci al colore verde, quindi a un valore uguale di quello che avevamo calcolato e impostato. Nella scheda Transform possiamo eseguire tutta una serie di trasformazioni sui nostri gusci UV. Possiamo muoverli, scalarli, ruotarli, flipparli, eccetera. Possiamo creare isole UV sovrapposte per ottimizzare ulteriormente lo spazio della mappa UV. Ad esempio possiamo selezionare quest'isola, attivare la funzione flip, flipparla, dopodiché selezionare anche l'altra, attivare la funzione align e allinearla. A questo punto, se proviamo a fare il pack con ZenUV, il problema è che non mantiene la sovrapposizione. Quindi se decidiamo di sovrapporre i nostri gusci UV, è importante poi pacchettizzare con UV Pack Master abilitando la funzione Lock Overlapping. Questa è una panoramica per iniziare ad usare ZenUV. Sono presenti anche funzioni più avanzate come i Sims Groups, utili quando stiamo lavorando su progetti più grandi. ZenUV è un add-on davvero fantastico che permette la creazione rapida ed efficace di UV con Blender. Potete scaricarlo nei link presenti nella descrizione di questo video e consultare la documentazione. Quindi questo è tutto per oggi, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Grazie ragazzi, alla prossima!